Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo questa Santa Eucaristia qui nel luogo dove la Beata Vergine è scesa in mezzo a noi, portando la luce di suo Figlio. Vogliamo mettere nel suo cuore affinché porti a Gesù tutte le nostre intenzioni, tutto il nostro, le nostre difficoltà, tutti coloro che si sono affidati a noi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa Santa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Ripetiamo: tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore.
in quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Quando Dio si comunica, comunica sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo ascoltato nel libro dell'Apocalisse che Giovanni vede un cielo e una terra nuovi. La novità è Dio. Venire a Fatima e partecipare di questa novità, perché qui Maria, attraverso il sì di Dio, porta la novità. Il mondo è vecchio. Il mondo è vecchio perché senza Dio la più grande disgrazia dell'umanità è la lontananza da Dio. E qui Maria ci invita a tornare a Dio, perché possiamo partecipare della novità del cielo. Venire a Fatima è sentire il forte richiamo del Signore alla santità. Vidi anche la città santa. La santità che ci è proposta passa attraverso vie concrete. La santità è preghiera, penitenza, riparazione a Fatima. Concreto. Qualcosa di concreto bussa alla porta del nostro cuore. Ma è una realtà, quella della santità, che ha anch'essa le radici in Dio. La città santa scende, la nuova Gerusalemme viene dal cielo. È il progetto di Dio per ciascuno di noi è questa santità. Permettiamo al Signore di compiere questo progetto, diciamo a Lui di sì. Questa Santa Eucaristia ci permette di dire sì a Dio. La porta del nostro cuore la possiamo aprire solo dall'interno. Senza il nostro sì, Lui bussa, certo, ma aprire spetta a noi. Vuoi? Vuoi che io compia questo progetto, ci dice il Signore attraverso Maria? Il progetto di santità è un progetto di felicità. E allora la conseguenza di questo sì, che noi vogliamo dire, direi trepidanti, perché sappiamo che umanamente non abbiamo le forze necessarie, per questo imploriamo il dono della grazia. Ci permette di giungere a una dimensione di unità. La dimora di Dio con gli uomini, di cui parla il testo dell'Apocalisse, fa sì che Egli ci comunichi l'essere con noi. Ricordate quando nella Genesi si diceva che l'uomo e la donna, allontanandosi da Dio, si sentono soli. Ebbene, siamo invece chiamati, rispondendo di sì al progetto di Dio, a sentire Dio con noi, Emanuele, Dio con noi. L'Eucaristia è il culmine di questo cammino. Noi viviamo il dono di Dio. E che cosa compie questa realtà del Dio con noi? Compie la pacificazione e l'unificazione del nostro cuore. Dio tergerà le lacrime dai nostri occhi. Dice il testo: non ci sarà più morte, né lamento, né affanno. Vetera transierunt. Le cose di prima sono passate. Chiediamo al Signore ciò che qui a Fatima è stato portato, il dono della luce, perché Dio è luce, dice San Giovanni, è la luce di Dio che ci permette di accogliere questo progetto. Immergiamoci in questa luce. Non è una luce naturale, è una luce interiore, è una luce in cui dobbiamo dimorare tutta la vita. E allora ogni istante della nostra vita, anche i più duri, anche i più difficili,
saranno non solo illuminati, ma sostenuti da questa luce, perché la luce di Dio sostiene le tenebre del mondo, anzi le annulla, le cancella. Vogliamo affidarci a Maria, lei la donna forte ai piedi della croce, lei che stava, quel verbo bellissimo di San Giovanni, stabat, ci insegni a rimanere accanto a lei, che Maria ci trattenga accanto a lei. Abbiamo bisogno di questo, perché se no facciamo come gli apostoli che sono fuggiti tutti. Vogliamo allora chiedere a Maria che sostenga il nostro pellegrinaggio terreno con il suo cuore, con la sua presenza, con la sua preghiera. In ogni Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori, perché questo siamo. Nei due unici momenti più importanti della nostra vita, l'oggi, il passato è passato, non lo possediamo, il futuro non lo conosciamo, abbiamo solo quest'oggi da vivere. E allora Maria, prega per noi oggi. E poi l'altro momento forte, grande della nostra vita, quello che ci introduce nell'eternità, l'ora della nostra morte. Ecco, a Maria chiediamo questo: prega per noi ora, oggi e nell'ora della nostra morte. Davvero è madre, davvero è vicina a noi, e quando noi diciamo Ave Maria, lei sapete cosa ci risponde? Quando noi diciamo Maria, lei sempre ci risponde Gesù, Gesù. Allora nei cuori di Gesù e di Maria continuiamo questa Santa Eucaristia dicendo di sì al progetto che Dio ha su di noi e gettando in loro i nostri affanni. Dio farà nuove tutte le cose. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede, per Cristo nostro Signore. Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalla mano questo sacrificio. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale su di noi, il sacerdote benedice anche gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi
affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. E ora, rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima, noi sacerdoti, a nome vostro, innalziamo la preghiera di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sì il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, letare.